Mazzetti? Sì. Ma che ti è successo? Sapessi. Posso parlarti un momento? Sì. Dimmi, De Rossi. Senti, devi farmi un favore. Certo, con piacere. Se non ci si aiuta fra noi dipendenti. Io ho da fare per un paio d'ore. Sì. Fammi il piacere, sostituiscimi di là al reparto vendite sanitarie. Che lascio? I cessi vacanti. E poi io ti ringrazio, ma non credo di essere all'altezza. Ma come non sei all'altezza, Mazzetti? Tu dicessi sei un intenditore. Sì, vabbè, ma non in quella fase. È semplicissimo. Se viene un cliente, tu gli mostri l'articolo. E se lo compra, lo mandi alla cassa. E se non lo compra, lo mando... Dai, non scherzare. No. Piuttosto, accetta questi. Che? Sono per te. No, non posso. Non posso accettare. Grazie. Io te sostituisco volentieri, ma gratis. Perché fra noi poveracci, poi, ce dobbiamo dare una mano. Lo sai che sei un amico? Sono un amico, modestamente. Mazzetti, sì. Sei una brava persona. Questa scusa da brava persona qui... Secondo me tu sei sprecato qua dentro. Lo so, ma... Mo che faccio? Metto a fare i concorsi, 3.000 candidati per due posti. Un giorno o l'altro il destino... Sì, poserà il suo occhio benevolo su di me. È una vita che aspetto. Ma stavolta abbi fede. Tu non sai chi sono io. Ciao, Mazzetti. Ciao, De Rossi. Ma chi sarai mai? Un poveraccio come l'altro. Ma guarda. Sì. Caporeparto Casalinghi, la commessa Todini Adele si è assentata per 3 minuti dal suo posto per fumare una sigaretta. Le preannuncio una nota di demerito. Che c'è ancora? C'è sua moglie. Me la passi sulla 2. Sta già salendo da lei in ufficio. Va bene, grazie. Buongiorno. Ciao, cara. Ciao. Ma cosa sei venuto a fare qui? Vieni, ti devo parlare. Entra. Beh, allora cos'è che devi dirmi? Ho una notizia sconvolgente. Teresa, la nostra cameriera. Ne ha combinato un'altra delle sue? No, si è fidanzata con un suo compaesano. Beh, certo, che l'ha messa incinta. Ma no, è questo suo fidanzato. Indovina da chi sta a servizio. Ma cosa vuoi che ne sappia io? Sta a servizio da Kruber. Il proprietario dei grandi magazzini? Sì. E sei venuta qui per dirmi questo? Ma no, sono venuta qui per dirti che Teresa ha saputo dal suo fidanzato una notizia sconvolgente, riservatissima. Il figlio di Kruber lavora qui ai grandi magazzini. Ma non è possibile, cara, scusa. Non c'è nessun Kruber qua, solo il capo del personale. Quindi conosco tutti i nomi dei miei impiegati. Vuoi che non lo sappia? Ma è proprio questa l'informazione. Il padre l'ho assunto sotto falso nome, così non ha favoritismi e fa la gavetta come l'ha fatta il padre, cominciando da zero. Beh, ma allora? Ma non capisci che per te questa è un'occasione straordinaria? Tu fai il carino con lui. Lui ti prende in simpatia, parla con il padre di te, tu così finalmente potrai conoscere di persona l'ingegner Kruber, diventerete amicissimi e la carriera è fatta. Vice direttore, direttore. Sì, d'accordo, calmati. Ma scusa, se lui è qui in incognito, come faccio a riconoscerlo? Fai il commesso al reparto sanitari. C'è nessuno qui? Ci sono io, signora. Eccomi. Senta, io vorrei un bidet. Per lei? Sì. Personalmente? Sì. Celeste oppure giallo? Ma cosa sta facendo? Sto a misurare, perché queste dimensioni in commercio non ce l'abbiamo, pure confezionati. Se vuole gliene ordino uno su misura appositamente. Ma come si permette, screanzato? Ma come? Io cercavo di compenetrarmi. Dica. Ho scelto questa. Bene. Funziona? La dobra qui o gliela incarti? No, mi la incarti. Vabbè, vada alla cassa e faccio lo scontrino. Intanto io... Thank you.
Mazzetti! Che è? Questo non è il suo posto, Mazzetti! Sì, lo so. Ragione, dottore. Ma posso spiegarle tutto? Comodo, comodo. Non ho bisogno di spiegazione. Si vede benissimo che lei sta facendo del suo meglio. Sì. Bravo! Grazie. E poi ho fatto una piccola indagine sul suo conto e ho scoperto che lei ha delle qualità. Lei cosa fa a pranzo? Beh, generalmente mangio. Bene, allora la inviterei a pranzo. Che ne dice? Perbacco. Ci vediamo alle 1 al Gallo d'Oro. Grazie. La attendo con ansia. Chi è? Un'amica? No, con gioia. Ah, un'altra. E già, siamo in due. Grazie tanto, dottore. Ma cosa sta facendo? Scusi, dottore, che ci sono un po'. Faccia, faccia. Scusi, se le do una mano. Le do una mano. Aspetta. Dottore, la cravatta si è... Mi spiace. No, 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 ma... Non guardi, si... Io no, tranquillo. Scusi. Perfetto, è tutto a posto. Scusi. Mi spiace, dottore, se gli ho rotto il pitale. Ma non c'è problema, lei è qui per fare il tirocinio, no? Sì. Adesso le do una mano, guarda. Sì, grazie. Prenda questo. Sì. Lo rompa pure con comodo e faccia esperienza. Rompa, rompa tutto, non c'è problema. È tutto a sua disposizione. Grazie, dottore. Allora, a luna precisa, d'accordo? Allora, meglio che rimettiamo gli orologi. Cominci lei, questo è il suo. La ringrazio. Prego. Bravo! Grazie! Buongiorno, desidera? Le manda Buccio. In che cosa posso servirla? Sono l'esattore. Allora ha sbagliato reparto, deve andare su all'ultimo piano, in ragioneria, quelli. Se siamo capiti. Sì. Ce l'hai la roba? Tutto quello che vede qui esposto, signore, che desidera? Ci abbiamo mobiletti per il bagno, rubinetterie, lavandini, bidet matrimoniali, facciamo pure su misura, vasche per l'idromassaggio. Ma mo te faccio vedere una cosa io. Sì, basta che lei non mi deve fare i pacchi perché... Ah, le piace il, il bagno palmaroso. Devo dire che è un'ottima scelta, questo è il mio preferito. Di questo tipo di bagno ci abbiamo vari modelli. Preferisce questo o una... Questo. Per dito? Sì. Ah, che favore, però! E questo è il primo avvertimento di Buccio. Ma chi è sto Buccio?